E buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Asbrald, siamo qui con il 26esimo episodio di Forza Horizon 3, siamo qui con la nostra Sunbeam Tiger, bellissima, rossa con questa striscia bianca, è una cabrio come dicevamo l'altra volta, quindi lo sapete già, gioiello dimenticato, andiamo a trovare un altro gioiello dimenticato, comunque guardate la bellezza di quest'auto. Poi anche un motore vuoto che fa paura. Vediamo se sarà all'altezza delle prestazioni, cioè se avrà delle prestazioni all'altezza del sound. Comunque, vediamo. Mi dava 14 km. Ecco qua. Allora, questa è la zona. Dobbiamo andare praticamente a Byron Bay, la zona del gioiello dimenticato. Ci facciamo questa escursione, diciamo. Siamo pronti? Partiamo. Prepotentissima. Vabbè, il cambio è un po' lento, però rispecchia un po' quest'auto che è un po' vecchiotta, quindi il cambio non può essere veloce veloce come le auto di oggi. Proviamo una bella uscita. Bellissimo, bellissimo. Ha un bel sound. E sì, un bel design, assolutamente. Sì, adesso qua tagliamo perché il nostro gioiello dimenticato è stato appena rimesso a nuovo, ma noi dobbiamo subito far capire a quest'auto che noi siamo prepotenti e quindi attenzione qua perché ci impantaniamo nel, ci incastriamo. Adesso vi faccio vedere. Ah no, ok, era con l'altra macchina che era lentissima, che ci incastravamo nei pannelli solari. Comunque adesso vado a spaccare questo cartello. Ah no, questo qui è praticamente in alto lì, non posso spaccarlo finché non prendo un'adeguata rincorsa, ma ci sarà un'altra volta possibilità con la macchina bella potente. Comunque adesso, visto che sono ancora 11 km e mezzo, ci vediamo appena siamo arrivati nella zona del gioiello dimenticato. Quest'auto è anche anfibia, come vediamo, siamo praticamente dentro l'acqua. Perfetto, e continuiamo ad andare, bellissima. Volevo solo farvi vedere questa cosa, comunque ci vediamo appena siamo arrivati. Eccoci qua, siamo arrivati a destinazione, ho fatto tutta la foresta, mamma mia, un'impresa arrivare fino qui, incredibile. Allora, vediamo un po'. Dove può trovarsi questo gioiello dimenticato? Proviamo subito qua, magari siamo fortunati come l'ultima volta che siamo arrivati proprio nel punto giusto. Sì, signor Coltaleale, salve. No, questo no. Comunque è prepotentissima quest'auto, eh. Cioè, sgomma, sgomma. Non è che vada più di tanto. Mi scusi. Non è che vada più di tanto, però. È sgommante, è bella prepotente. Comunque, allora, facciamo così come al solito. E andiamo in modalità drone. Senti il sound, mamma mia. Allora, andiamo alla ricerca di questo gioiello dimenticato. Eccolo qua. L'abbiamo trovato, è proprio vicino a noi. Ok, andiamo a prenderci questo gioiello dimenticato. Segniamolo sulla mappa. Allora, vi faccio vedere anche dov'è. È proprio praticamente qui. Siamo qui a Byron Bay. E vabbè, non mi zooma di più, comunque qui all'incrocio della strada principale. Quindi andiamo a prenderci questo gioiello. Comunque quanto siamo belli. Ecco qua. Perfetto. L'abbiamo un po' massacrata questa povera auto. Va bene lo stesso, va bene. Mamma mia. Ecco, girare gira un po' come tutte le altre, cioè non gira. Eccoci qua. Vediamo che gioiello dimenticato. Dai, che sono curioso di vedere che cosa hanno lasciato marcire.
Eh beh, una GTR, ragazzi. Eh Looks like a Skyline GT. sì, non Looks like sembra, he's lo pushing è. the dirt too hard. The suspension's Guardala cracked. qua. Mamma mia. Anche questa è un'auto che si conosce poco, cioè non è famosissima come le altre auto d'epoca, ma è uno spettacolo, una Skyline GTR. Leave this beast with me. I'll clean her up and report back. Grazie, grazie. Come sempre farai un buon lavoro. Allora, abbiamo scoperto questa Nissan Skyline GTR d'epoca. Bella marcia, come piace a noi. Perché poi noi la rimettiamo a nuovo e la conciamo ancora in questo modo qui. Comunque, allora, abbiamo scoperto questo gioiello dimenticato. Io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un like, lasciate un mi piace, che è la stessa cosa. Lasciate un commento e condividete il video e noi ci vediamo a un prossimo episodio di Forza Horizon 3. Un saluto a tutti da Asvrald.